Clamoroso, 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 ragazzi, non ci credo, è pazzesco quello che sta succedendo. Dopo la bomba riportata in mattinata da Marca, le prime news riportate da Marca, le prime conferme che arrivavano dalla Spagna e anche dall'Inghilterra nel primo pomeriggio, ecco ragazzi, la tanto attesa ufficialità. È arrivata anche la tanto attesa ufficialità. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Quindi ritorna a 6 anni dall'esonero post semifinale di Champions League persa contro la Juventus di Massimiliano Allegri e anche post secondo posto in Liga. L'unico campionato che manca nella bacheca di Carletto di Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. È una notizia pazzesca, è una notizia pazzesca, non ci credo. Si chiude in pochissime ore il discorso allenatore vagante, punto interrogativo. Nella panchina del club Merengues, del club Blancos. È sicuramente una bellissima notizia per il calcio italiano che riabbraccia in una panchina gloriosa uno dei migliori allenatori che il calcio italiano abbia apprezzato negli ultimi anni, dopo le esperienze in campo nazionale, da vice allenatore dell'Italia. Poi le prime esperienze in panchina, nella Reggiana, nel Parma, l'esperienza non fortunata, il biennio da dimenticare in bianconero con la Juventus, gli 8 anni clamorosi vissuti al Milan, poi il trasferimento al Chelsea, i primi trofei internazionali al di fuori del bel paese, il trasferimento al Paris Saint-Germain, il trasferimento dal 2013 al 2015 al Real Madrid, l'anno vissuto al Bayern Monaco, il ritorno nel bel paese sotto il Vesuvio con Aurelio De Laurentiis, un amore mai sbocciato sotto il Vesuvio con il Napoli, un'esperienza conclusa lo scorso 10 dicembre, dopo il passaggio del turno, il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, il 21 dicembre del 2019, la firma di un ricco quadriennale con l'Everton, il ritorno in Premier League e adesso, ragazzi, a 6 anni di distanza da quel esonero che fece comunque polemica, che fece storcere il naso a più di qualcuno. Ragazzi, Carlo Ancelotti torna al Real Madrid, torna nella panchina dei Blancos per vincere la Liga, per tornare a trionfare con la camiseta Blancos. Ragazzi, è sicuramente l'allenatore che è entrato di diritto nella storia del Real Madrid perché lo scorso 24 maggio del 2014 riuscì a vincere la tanto attesa, la decima Champions League con il Real Madrid in quel famosissimo 24 maggio del 2014 in cui al Dalus riuscì a recuperare nell'extremis al 92esimo al vantaggio di Diego Godin, riuscì a ribaltare grazie al colpo di testa vincente di Sergio Ramos al 92esimo quella finale, quella clamorosa finale di Champions League. Poi il gol da 100 milioni di Gareth Bale, il gol nel secondo supplementare di Marcelo e poi il calcio di rigore per il 4-1 finale di Cristiano Ronaldo. Era lo scorso 24 maggio del 2014, Carletto Ancelotti che riuscì anche a conquistare una Coppa del Re, riuscì a conquistare una Supercoppa europea e riuscì a conquistare anche una Mondiale per club. 4 titoli pesantissimi sotto la guida tecnica dei Blancos. Manca la Liga perché lui ha vinto la Serie A, ha vinto la Premier League, ha vinto la Ligue 1, ha vinto anche la Bundesliga. Manca la Liga per
chiudere un cerchio, questo cerchio che non si è chiuso nel biennio 2013-2015, che adesso a 6 anni di distanza ci proverà nuovamente grazie alla chiamata di Florentino Perez dopo le dimissioni, dopo la chiusura di un altro bis, di un altro nuovo ciclo tentato sotto la guida tecnica di Zinedine Zidane. Ragazzi, è clamoroso, ha già firmato triennale fino al 2024 a circa 6 milioni l'anno. Si è liberato dal contratto in essere con le Toffees, con l'Everton, ha salutato forse per sempre la Premier League dopo un 12° posto, dopo un 10° posto in questa ultima stagione, e ha già firmato con i Blancos. In poche parole, Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Grazie per l'attenzione, lasciatemi un like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.